Radio Perbacco puntata 61. Non farò torto ai Beatles che stavano cantando, perché non sono i Beatles. Giustamente Roberto mi faceva notare, ma questa è una canzone di Natale e nel testo poi è uscito fuori Merry Christmas, e quindi la risposta è stata data. E poi, ma chi sono i Beatles? Dico no, sono gli Slade, che sembrava un nome fake dei Beatles, perché in effetti erano molto molto simili, molto simili. E invece navigando ho scoperto che gli Slade è un gruppo inglese del 66 e quindi è quel e sono cugini. Ho anche saputo, rea confessa, che l'autrice della playlist ha detto che un pochino si è ispirata alla playlist dell'anno scorso di Natale, quindi noi siamo trasparenti, le cose le diciamo come sono, giustamente, perché nascondiamo solo le grosse magagne che ogni tanto vengono fuori, quelle grandi di cui ci vergogniamo, cerchiamo di nasconderle, ma spesso vengono fuori anche da sole. Non vogliamo nascondere nulla, ovviamente, del produttore che sta al telefono in attesa di raccontarci qualcosa. E dopo tanto parlare di vino, Roberto, e assaggiarlo anche. E assaggiarlo, bravissimo, ma sarà il caso di parlare anche con chi sta dall'altra parte, certo, con chi lo produce. Quindi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui in trasmissione su Radio Perbacco per la puntata 61, direttamente dai Guidi 1929, Nicola Guidi, rappresentante dell'azienda omonima. Buonasera Nicola. Buonasera a tutti, buonasera Radio Perbacco, buonasera a voi. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Ho detto bene, voi dal 1929 che producete, sì, sì, vino, non tu, perché avresti una voce non adatta all'età, ma dice no, io sono del 29, no? No, fortunatamente sono proprio giovane. Comunque sì, è da quattro generazioni che ci occupiamo di vino, di produrlo e di parlarne. Infatti quello che dico sempre è che la mia famiglia deve tutto al vino e vogliamo anche ringraziarlo, perché tutto quello, la nostra vita è incentrata su questo e viviamo grazie a questo, insomma, da sempre, per cui insomma è importante non scordarlo per noi. Bello che un ragazzo giovane, no, accolga questi valori. Complimenti. Sì, perché poi sono valori che dobbiamo, cioè non solo io, cioè vedo tante aziende che parlano così, però insomma è importante portarli avanti, no? E certo, farli, certo, e trasmetterli, insomma, ecco. Sì, non è facile oggigiorno che un giovane ragioni così, insomma. Quindi complimenti. Grazie. Non solo, allora, visto che stiamo toccando l'argomento, come dire, gioventù in qualche modo, ho dato un'occhiata al vostro sito, Nicola. Non so, sì, chi sia, non so chi sia l'autore o l'ideatore, però mi ha molto colpito, perché piuttosto che essere verticale, come il 90-95% credo per cento dei siti esistenti, si sviluppa orizzontalmente. E i professionisti dell'arte grafica direbbero ma no, è scomodo, invece io lo trovo comodissimo ed è piacevole da navigare, perché appunto va verso orizzontalmente, come la scrittura, quindi tutto sommato non fa una piega, giustamente, questo modo di raccontarvi. Allora, per prima cosa magari ricordiamo a tutti gli ascoltatori il nostro sito, che è www.guidi1929.com, quindi se vogliono andare a vederlo possono vederlo. E, secondo, sì, mi è stato proposto questa cosa dell'orizzontalità e ci piacque, poi volevamo insomma rinnovarlo, anche se oggi diciamo che il sito è importante, ma credo siano molto importanti i social network. Siamo non possiamo prescindere da questo. Lo stavamo dicendo poc'anzi, anche grazie a Roberto. E allora, prima invece di parlarci di come vi raccontate, se sei d'accordo Nicola, facciamo prima un po' una specie di identikit, di ritratto di Guidi. Sì. Quanti ettari? Guidi, scusami, allora, ettari, allora, partiamo da un'altra cosa. Noi abbiamo, la nostra azienda è composta da due aziende agricole. Una si trova a San Gimignano, famosa a tutto il mondo per le sue torri e la città, ma anche per la vernaccia San Gimignano. E lì abbiamo circa 30 ettari. Poi altri 20 ettari abbiamo a Chianti Classico, dove produciamo Chianti Classico e basta. E queste sono le due nostre aziende principali. Poi e qui si sviluppa tutto il nostro lavoro, quindi circa 50 ettari in totale. Insomma, non è poco, devo dire, non è poco. Una grande azienda. No.
No, allora, grande non voglio definirmi, però diciamo con una media azienda che può proporre ai clienti, insomma, all'appassionato di numerose etichette, e si cerca insomma anche di ampliare sempre di più, insomma, però una media azienda che dobbiamo far crescere, siamo, come dice, come abbiamo detto, siete giovani, però dobbiamo crescere, insomma, è importante. Quante etichette avete al momento? Ma attualmente abbiamo 12 etichette e 2 in lancio per il prossimo anno, perché se fate conti il prossimo anno saranno i 90 anni dell'azienda, e quindi abbiamo fatto 2 etichette celebrative in qualche maniera di queste, di questo avvenimento, e le lanciamo il prossimo anno. Raccontacene, siamo curiosi. Questa è proprio una preview, proprio una vera preview, eh. Vai. No, sono 2 etichette, una soprattutto una di cui andiamo molto fieri, insomma, siamo molto contenti, anche non vediamo l'ora, è il nostro primo spumante di Vernaccia di San Gimignano. Che parlare di spumante in Toscana è un po' una cosa anche difficile, insomma, però credevamo che per celebrare questi 90 anni fosse l'occasione giusta di iniziare a fare un metodo Charmant di Vernaccia in purezza, e da gennaio in poi lo presenteremo, insomma, però per ora è tutto top secret. Ok, non lo diciamo a nessuno. Allora, ok. No, solo a chi ci ascolta. E la seconda? La seconda è una bottiglia di un vermentino toscano, sempre in purezza, che verrà dedicata alla nostra nonna, che insieme a mio nonno rilanciò l'azienda dopo la guerra, e quindi volevamo comunque celebrare anche questa cosa con questo vermentino, che sia perché comunque è un prodotto toscano molto interessante e sempre più in voga, e quindi siamo andati a prendere degli ettari di vermentino da 2 anni e li abbiamo lavorati per poi uscire quest'anno con il nostro primo vermentino. Perché ecco. È una new entry il vermentino per voi? Sì, è una new entry, infatti non è nemmeno nel catalogo ancora, perché noi di bianco produciamo Vernaccia San Gimignano e Chardonnay per ora, non altri prodotti. E ora insomma introduciamo questa bollicina, che è sempre la Vernaccia San Gimignano, e un altro vermentino, che è un nuovo prodotto. Fantastico. Posso fare una piccola provocazione? Posso dirti una piccola provocazione? Certo. Allora, il Chianti purtroppo si conosce per il fiasco, per la fiaschetta con la paglia. Perché? I fiaschi. Sì, e lo fate anche voi. Lo facciamo anche noi. E basta. Lo facciamo anche noi. Perché te lo chiedono? Allora va. No, è tornato di moda. Contesto questa moda qui. Io odio la fischietta in paglia. Hai ragione. No, io non lo faccio solo per questo, perché se ti dico che ne vendiamo ma non tantissimi, potrebbe essere anche tolto. Però lo faccio per il primo discorso che abbiamo fatto, perché per la devi storia, sapere che la nostra nonna e i nostri nonni facevano i fiaschi a mano nel 1930-40, insomma, prima della guerra. E quindi credo che comunque sia tradizione che come Chianti dobbiamo in qualche maniera saper valorizzare, celebrare la tradizione è giusto. Quell'opera lì. Ma hai pizzicato pure te, stasera è il secondo mattone che prendo. Ma è stato, non so chi, adesso mi sfugge, forse lo saprà lui. Ruffino, forse. Ruffino ha ridisegnato, l'ha stilizzato, no? Ruffino. Ruffino. Ogni tanto racconto, Nicola. Scusami, prego. No, scusami te. No, stavo solamente raccontando che io sono cresciuto nell'osteria di mia nonna, nonna Lucia. Io ho avuto una nonna fino al più o meno 99, adesso faccio la figuraccia con mia madre, ma tanto non sentirà mai la trasmissione. E lei in osteria aveva un'osteria di quelle di vecchio stampo, in cui c'erano vecchietti che agli occhi di me, bambino 10-12enne, erano vecchietti, ma magari avranno avuto 60 anni, l'età mia adesso, più o meno. E quindi per me però erano stravecchissimi, che fumavano, giocavano a carte e bevevano vino, quindi un'osteria in quel senso lì. E mi ricordo questi fiaschi di Ruffino. E quindi ho sempre associato il Chianti, poi crescendo ovviamente ho sempre pensato al Chianti con quella forma lì, e vedendo anche un po' di innovazione mi sono detto, vabbè, Chianti si potrà anche presentare in modo diverso, però questa tua chiave di lettura di rispetto per le tradizioni e per il lavoro delle persone che poi ce l'hanno
in qualche modo tramandato, mi trovi, ci piace. Purtroppo per me mi trovi d'accordo, perché mi rendo conto che invece è una cosa che deve essere fatta ed è giusto farla. Una curiosità, il Vermentino dove si trova? Cioè dove sta? Il Vermentino, sì, siamo all'inizio del Grossetano, dove insomma si trova in Maremma, perché il Vermentino è toscano, dice Maremma, certo. Anche se viene piantato anche altre parti, però il suo massimo splendore lo ha vicino alla costa, e quindi abbiamo preso 2 ettari lì a Vermentino per produrli, e le produciamo direttamente lì, ci appoggiamo a una piccola cantina e siamo inseriti anche in questo, perché quello che ci piace a noi è poter presentare tutti i prodotti che comunque riusciamo a produrre, a valorizzare, ma soprattutto anche a controllare, cioè non che ne so, cioè vogliamo che poter andare nelle vigne a controllare, soprattutto mio fratello che si occupa più della parte produttiva, e continuamente, quindi se, cioè, magari non verrebbe di prendere un'azienda ad esempio di Amarone, perché è troppo lontana la nostra realtà da quella che è la nostra storia, ecco. Poi mai dire mai nella vita, però insomma, ecco. Bene. Per questo, insomma. Non vedo l'ora di sentire questo Vermentino, allora. Sei un appassionato di Vermentini? Beh, io sono appassionato di vini in genere, però il Vermentino sicuramente è uno dei miei vini preferiti, insomma. Ah, capito. Beh, anche Chianti, se essere sincero. Sì. Nicola, invece io sono curioso di sapere un'altra cosa. Hai detto che avete 2 vini in fase preparatoria, giustamente per festeggiare i vostri 90 anni, ma fate anche altri tipi di ricerca? State andando anche in qualche altra direzione, o al momento siete concentrati su questo bellissima ricorrenza? Ma no, ricerca in questo momento su altre cose specifiche non diciamo, innovative questo. Non ci sono. Stiamo lavorando, perché noi producendo Chianti Classico stiamo lavorando per presentare prossimamente anche la Gran Selezione, che è l'ultimo diciamo arrivato in casa Chianti Classico, che è la selezione della riserva, che da 3 anni si può commercializzare e produrre. Stiamo in fase preparatoria per anche questo prodotto, però credo anche che un'azienda non possa, cioè un'azienda medio piccola come siamo noi, comunque gestione familiare, non riesca a presentare poi qualità se tutti gli anni tira fuori 1000 prodotti nuovi, no? E quindi non riesce a concentrarsi, quindi facciamo passo dopo passo, insomma, ecco, anche su questa cosa. Mi sembra un discorso onestissimo e assolutamente equilibrato, mi sembra giusto. E poi, come si dice, poi tutte le novità le tiri fuori tutte insieme, poi non sono novità satura il mercato delle novità, giustamente, quindi vanno diluite, ma passatemi il termine, che questo contesto non è che diluire. Purtroppo il vino è anche, cioè non purtroppo, per fortuna, comunque parla di tradizioni, parla di tante cose, però bisogna anche poi commercializzarlo e guardare alla commercializzazione, quindi portare ogni anno comunque riesce